libera, critica, indipendente e senza censura, la tua voce fuori dal coro. Siamo noi che dovremmo imparare.
Simona Russo e Chiara De Rosa. Que ya no me quiere, que ya no me la cara. ¿Qué? Me gusta ver, yeah.
Cosmoradio Tonasi, la tua radio. Cosmoradio Taurasi, la tua radio. Un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la Porsche che ho appena parcheggiato fuori. Per quanto finto sottoscritto, sa di avere vinto solo quando è spinto il mutuo dei suoi genitori. E con un coinquilino condivido la mia stanza. Quello che si dice, convivere con l'ansia. Dalla cameretta al camerino, tutti ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra titani. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, mai bugiardi sanno cantare. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora. Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera. E sentirsi felice anche solo di veloci, comprami l'easy, che non ci danno le emozioni della prima bici. Quanti hotel con la piscina e la palestra, doccia per moderna. Poi non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda. Quando scende la fattanza, crisi di coscienza. Vuoi distruggere la stanza, break in bed and breakfast. Quanta fatica per salire in cima, per poi scoprire che c'è poco ossigeno e non si respira. Per riempire buchi, riscattare amori mai compiuti. Ci nutriamo dei mi piace degli sconosciuti. Con milioni di canzoni streaming si torna ad ascoltare sempre quelle che si amavano da ragazzini. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora. Perché a volte puoi spingerti oltre ogni confine, arricchire, svuotare un'esistenza intera. E sentirsi felice anche solo di immaginare quelle piccole cose che non hai ancora. Sentirsi talmente persi, forse non ci fa delusione. Mi rifugio nei miei versi, ma è solo un'altra distrazione. Sentirsi talmente persi, forse non ci fa attenzione. Quelle piccole cose che non hai ancora. Che non hai ancora. Sì, sì. Buongiorno amici, bentrovati a Taurasi. Bentrovati su Cosmoradio Taurasi. Questa mattina sarà la radio ufficiale di questa maratona. La 10 km di Taurasi, correre per le vie del vino. Siamo appunto a Taurasi, in provincia di Avellino. Io sono Francesco Ricca, sono uno degli speaker di Cosmoradio Taurasi, la radio senza censura e autofinanziata che si trova appunto a Taurasi. Stamattina cercheremo di raccontare insieme a uno speaker dell'evento ufficiale che adesso vi presenterò. Intanto ci sono anche gli spari come sottofondo. Cercheremo di spiegarvi un po' questo bellissimo evento. Intanto vi spiego un attimo che i corridori si stanno quasi allenando, stanno preparando. Quindi ci sono ancora i preparativi. Dicevo, io sono Francesco Ricca, insieme a altri speaker c'è Davide Iannuzzo, Maria Santosuosso,
cercheremo appunto, di collaborare con lo speaker ufficiale dell'evento che adesso vi presenterò, e quindi vi racconteremo un po' questa bellissima giornata, tutto in diretta appunto su Cosmo Radio Taurasi, insieme anche della ottima musica. Ok, allora io vi presento lo speaker ufficiale, colui che comunque vi racconterà tecnicamente la corsa, e quindi vi presento Gennaro Varrella, podista e speaker ufficiale dell'evento. Buongiorno, Gennaro. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi e benvenuti qui a Taurasi per questa splendida edizione della questa prima edizione della gara podistica qui a Taurasi, proprio la 10 di Taurasi, e diciamo correre per le vie del vino, perché sappiamo che Taurasi è famosissima in tutto il mondo per questo nettare degli dèi, quindi gli atleti oggi potranno ammirare, oltre diciamo allo splendido centro storico qui di Taurasi, ma soprattutto gli splendidi vigneti che tanto bene hanno fatto soprattutto all'amministrazione locale, ma soprattutto agli agricoltori locali che tanto si prodigano per portare questo prodotto sempre ai vertici. Oggi siamo qui per questa prima edizione della gara podistica di Taurasi, gara che ha davvero una grande potenzialità. Abbiamo chiuso le iscrizioni a 200 iscritti proprio per rodare un po' le strade di Taurasi, ma sicuramente porteremo qui nei prossimi anni oltre 500 atleti. Questa prima edizione sarà un po', il trampolino di lancio anche per l'organizzazione Taurasi Viva, che ringraziamo insieme all'amministrazione comunale. Io saluto Antonio, che è stato il mio canale di comunicazione insieme anche al Podismo Benevento con Giovanni De Luca, e abbiamo anche la qualità del cronometraggio con Pasquale Pizzano del sito garepodistiche.it. quindi partenza che avverrà alle 9.30, ci sarà da divertirsi perché vedremo gli atleti impegnati in diversi passaggi sotto il traguardo. Ci sarà un mini giro da 400 metri, poi saranno due giri più grandi, quindi tantissimi atleti a colorare oggi le strade di Taurasi. Il tempo c'è stato clemente, dopo quella piccola rinfrescata che servita anche un po' a temperare gli atleti, diventare la temperatura ideale in questa mattinata di Pasquetta. Quindi tra poco vivremo insieme le emozioni di questa prima edizione della Corri qui a Taurasi, la 10 km di Taurasi. Diciamo evento bagnato, evento fortunato, no? Sì, credo proprio di sì, perché le iscrizioni davvero sono state tantissime. Come dicevo prima, abbiamo dovuto chiudere a 200 per esigenze tecniche, ma sicuramente porteremo negli anni qui tantissimi atleti. Allora volevamo ricordare che siamo a Taurasi, come abbiamo detto. Vi ricordo che il sindaco di Taurasi darà il segnale di inizio alla gara, che adesso siamo qui. Allora abbiamo il sindaco di Taurasi, dottor Cozzolino, ai nostri microfoni. Buongiorno dottore. Buona mattinata a tutti. Ringrazio tutti, spero che la gara sia piacevole per tutti e che tutti quanti insieme facciamo una bella mattinata, una mattinata di festa, di sport e importante per Taurasi, che tutti quanti voi avete conosciuto il nostro paese, la nostra bellezza, la nostra realtà di Taurasi. Grazie a tutti e buona gara e buon rientro a casa successivamente. Grazie al dottor Tommaso Cozzolino, sindaco di Taurasi, che sta ospitando questa 10 chilometri. Noi andiamo un attimo in musica e poi ancora qui in diretta a Taurasi per la prima maratona 10 chilometri di Taurasi, correre per le vie del vino. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo,
intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada a pantarei. Su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada a pantarei. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Bentornati amici su Cosmo Radio Taurasi, questa mattina in diretta, appunto, stasera stiamo in casa, giochiamo in casa, stamattina stiamo appunto a Taurasi a fare la telecronaca di questa 10 km di Taurasi, correre per le vie di del vino. Insieme a me mi hanno raggiunto, io sono Francesco Ricca, mi hanno raggiunto altre due speaker di Cosmo Radio Taurasi e poi passeremo la parola al nostro speaker ufficiale della manifestazione, che è Gennaro. Io un attimo solo che c'è un problema. Ok, allora sì, adesso ci sentiamo meglio. Dicevo, io sono Francesco Ricca, insieme a me mi hanno raggiunto. Buongiorno a Maria Santofiosso. Buongiorno a tutti. Altra Giovanna Melchionna. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti. Come stiamo? Bene. Allora, i concorrenti sono quasi pronti. Quindi fra poco inizierà questa corsa. Sarà appunto un 10 km. Io volevo subito ringraziare tutti gli organizzatori, l'amministrazione comunale, tutti coloro che stanno partecipando, che si sono impegnati fino a in questo momento e anche dopo a far sì che
che questa manifestazione riuscisse. Ok, vi ricordo che siete in diretta su Cosmo Radio Taurasi. Giovanna, tu perché non corri stamattina? No, sai che cos'è? L'età. È l'età, io non ce la faccio. No, infatti, no. Ti devo dire la verità. Guardo i ragazzi qui che si stanno riscaldando e li sto invidiando tantissimo. Io ancora non mi sono ripresa dalle feste. No, hai mangiato troppo allora. No, sarebbe una buona occasione. Mi sono allenata per stare seduta a tavola. Sì? Sì. Hai fatto una buona Pasqua allora. Ok, è il momento per smaltire un po' quello che abbiamo mangiato in questi giorni. Ok, Gennaro non lo vedo più. Gennaro, sto qui. Non ti vedo. Stiamo coordinando un po' le fasi. Allungati di 2 metri così ti vedo. Gennaro, sei troppo alto, non ti vedo. Sto qua, di fronte. Eccomi. Di fronte, di là, eccolo qua, Gennaro. Ok. Gennaro, la domanda, ma tu perché non corri? Non potevi fare la telecronaca correndo? Sarebbe stato divertente. Ci proveremo, magari nelle prossime edizioni proveremo a fare anche questo. Ok, Gennaro, io passo la parola a te, tu ormai sei l'esperto di questo evento, ok? Quindi passiamo la parola a Gennaro che ci spiegherà un po' tutta la situazione, ok? Sì, innanzitutto voglio ringraziare voi per essere presenti qui in questo evento podistico che oggi ha portato, grazie a voi, ha portato qui a Taurasi oltre 200 atleti, con la precisione siamo 220, quindi tra pochissimo ci sarà la partenza. 220. Allora, il gruppo giudici gare di Benevento è presente, perché ricordiamo che la gara è anche FIDAL nonché AGLI. E proprio a proposito di giudici, voglio ricordare che lungo il percorso ci saranno i giudici FIDAL a rilevare le varie posizioni, soprattutto nei giri di boa. Ci saranno. Teniamo l'onore del sindaco. Ci saranno i giudici a controllare e a rilevare i pettorali. Allora, comunicazione di servizio, è stata smarrita una tessera OPES di Francesco Pirro della podistica Normanna. Ce l'ho io, quindi si può tranquillamente dopo può essere ritirata alla postazione microfonica. Salutiamo il sindaco, naturalmente l'amministrazione comunale vicino all'associazione Taurasi Viva, abbiamo anche la presenza del presidente dell'Unione Sportiva Agri di Benevento, dottor Alessandro Pepe, che insieme al sindaco daranno la partenza. Prego tutti gli atleti che sono ancora in fase di riscaldamento di portarsi sotto l'arco di partenza, per favore gli atleti che sono ancora dall'altra parte della zona di partenza, sono pregati di portarsi qui sotto l'arco, grazie. Ragazzi, per favore, ci siamo, quindi se collaboriamo riusciremo a fare una partenza ordinata, altrimenti i giudici vi squalificheranno, quindi attenzione alle fasi di partenza. Attenzione soprattutto al giro di boa, perché come dicevo prima ci sono anche i giudici lungo il percorso, quindi attenzione, eccoli qua, ancora pochi atleti in fase di riscaldamento, quindi sono pregati di portarsi qui sotto l'arco di partenza, dove tra pochissimo il sindaco insieme al presidente dell'associazione AGLI, Alessandro Pepe, insieme al sindaco daranno la partenza, quindi ancora pochissimi istanti, poi ci sarà giustamente Pasquale Pizzano a rilevare i tempi e le posizioni degli atleti. Ogni atleta sulla propria calzatura un chip elettronico, sono stati predisposti anche dei tappeti magnetici in zona arrivo proprio per rilevare i passaggi e i tempi finali degli atleti, quindi ancora pochissimi istanti daremo vita a questa prima edizione della Corri Taurasi, la 10 di Taurasi, edizione 0, quindi edizione sperimentale che già devo dire è stata ben accolta dagli atleti, perché portare qui circa 200, per la precisione 220 atleti è davvero eccezionale. Infatti è una bellissima manifestazione, Gennaro, speriamo che l'anno prossimo ne faremo ancora
ancora di più. Ancora c'è di qualche più. Cosa c'è che i concorrenti prima di partire pensano, qualche scongiuro, qualcosa, non lo so, tu che sei del campo, Gennaro, c'è qualcosa che prima di partire uno si dice a se stesso? Beh, diciamo che tutti gli sportivi hanno dei propri riti scaramantici. Io per esempio, prima di partire è doveroso fare toccare l'asfalto e fare il segno della croce. Ah, okay. Questo è il mio personale, parecchi atleti avranno altri, quindi ognuno ha il proprio segreto, tra virgolette. Infatti. Allora, il sole ci sta accompagnando, poi spieghiamo, siamo sempre in radio, quindi nessuno ci può vedere, però è uscito un bellissimo sole, stamattina ci voleva quasi giubbino pesante, no? Quindi adesso ci vuole la crema solare, proprio. Quindi infatti molti atleti sono provvisti di occhiali da sole, perché effettivamente è uscita una bellissima giornata. Allora, fra poco partiremo, no Gennaro, siamo ormai... Quasi pronti. Ok, a te Gennaro. Attenzione. Via, partiti, vabbè, la pistola ha fatto cilic e partiamo. La pistola, ok, va bene, anche questa è la 10. Forza ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Noi siamo sempre su Cosmo Radio Taurasi, la radio senza censura, autofinanziata, in diretta da Taurasi, in provincia di Avellino, per spiegare un attimo la 10 di Taurasi, correre per le vie del vino. Andiamo un attimo in musica e poi ci sentiremo ancora qui in diretta. Dal percorso della 10 di Taurasi. Ok. Forzi! Approfittiamo di questa pausa musicale, abbiamo assistito al mini giro degli atleti di circa 400 metri, per la precisione sono transitati sui tappeti magnetici per la rilevazione dei tempi
prossimo passaggio, 5 chilometri, quindi tra gli atleti risponderanno qui in zona arrivo per diciamo il primo giro grande. Precisione, sono passati 215 atleti, quindi siamo contentissimi di aver superato anche diciamo il che avevamo previsto per 200, quindi 15 atleti questa prima edizione qui a Taurasi, ma come dicevo prima questa gara ha una grande potenzialità. Noi ringraziamo l'associazione Taurasi Viva, voglio ringraziare anche Giovanni insieme ad Antonio Trampaglia, tutta l'associazione che sta lavorando incessantemente. Poi andremo ad elencare tutti gli sponsor che hanno collaborato per l'ottima riuscita delle naturalmente l'amministrazione comunale, ma oggi ringraziamo la comunità di Taurasi, naturalmente tutto lo staff organizzativo che sta lavorando per garantire uno spettacolo. Quindi aspettiamo il prossimo giro, grazie. Pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre il solito italiano. Ho una canzone in testa, i sogni chiusi in una mano, invece resterò per sempre il solito italiano. Oh ma c'è, non lo sono stato mai, e uno come me, sì uno come me, un sizio come me, rispetta sempre la gente diversa di via. Ulia scappo dai guai, buruga è bello guai, fino a quando te dai e te me chiude guai. Diversi se nasce oppure se detta, 2015 non anni 30. Call me why, don't call me black. I'm singing this poor man blues, playing la la la. Don't call me white, don't call me black. I'm singing this poor man blues, playing la 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 la. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre il solito italiano. Ho fatto un disco con il produttore americano, invece resterò per sempre il solito italiano. Paese a troppe tasse, vacche magre con tacchi e latex, troppe rapine al supermarket, troppi rapper, troppi sogni, troppo poco budget. È l'opposto di Obama, yes we can, non si può, no we can't. Sbattimento, è il fine settimana, yes we can't. Presto, presto, prendi i soldi, scappa all'estero, lesto, specchio, specchio. Io prevedo una figura da scemo all'Expo, ecco l'Italian style. Non quello da romanzo, non ballo il tango, eat the pasta, drink the wine, dai, ma non chiamarmi in bianco. Don't call me white, hey, don't call me black. I'm singing this poor man blues, playing la la la. Don't call me white, hey, don't call me black. I'm singing this poor man blues, playing la 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 la. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò per
sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura fantomava i pensieri, che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire. È vietato morire. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai. Sarà mai distante dall'amore che dai. Ricordati di sopravvivere, perché è vietato morire. Ricordati di sopravvivere, perché è vietato morire. che ora mi dai.
completi, passare di fare il giro grande saranno qui a circa 300 metri. Sono già passati circa 16 minuti di gara, quindi tra pochissimo rivedremo soprattutto in strada che si daranno battaglia le primissime azioni, sia in campo femminile. Ci sarà una guerrita lotta per le prime posizioni, quindi ripasseranno qui sui tappeti già predisposti per primo giro. Gennaro, un attimo, Gennaro, solo un attimo, che c'è un problema tecnico, cerchiamo di risolverlo. Vengo io da te. Sì, grazie. Così facciamo scambio microfono. Allora, ricordiamo sempre che siamo qui a Taurasi, in provincia di Avellino, questa 10 di Taurasi, corsa appunto 10 km per le vie sia di Taurasi che di Vigneti. Chi vi parla è Francesco Ricca, insieme a Gennaro, che è lo speaker. Prego Gennaro, vieni questo così. Sono qui. Vai. Grazie. Prontissimi gli amici di Cosmoradio, emozionando con l'apparare oggi con loro. Ed eccoli primissimi atleti. Gian Piero Piango con Samuel Giardino, 9:25. Ed ecco qua Daniele Capri con Antonello Sabeneale. Turistica Senea, turismo per le prime 4 posizioni, quindi ancora non definite del tutto le primissime posizioni, perché sicuramente in questo secondo giro qualcosa potrà cambiare, una media di 3:25 che tutto dire sul percorso tecnico. Eccolo qua Marco Fucci, molto diretto con Runners, con Andrea Di Luzzo che oggi è svenuta a smaltire un po' il pranzo pasquale. Forza Andrea, grande ragazzi, tutti i protagonisti qui a Taurasi per questa prima edizione scoppiettante. Ci ha raggiunto anche il presidente del CONI di Avellino. Salutiamo anche il dottor Agostino Cardamone insieme al nostro amico e presidente del CONI di Avellino, l'amico Peppe Saviano. Ed eccoli qui gli atleti che stanno scendendo dall'altra parte del percorso, mentre c'è il passaggio di Angelo Raffaele Capone, che sta provando le nuove calzature oggi qui proprio a Taurasi. Attenzione al passaggio degli atleti, è passato anche Giacomo del gruppo podistico Valle Ufita, mentre c'è il passaggio a 18:35, una media di 3:40 di Maurizio Melo, lui che è stato protagonista di sabato scorso. Forza ragazzi, quindi dicevo forza, via Sasà, dai, forza Peppe. La presenza di Agostino Cardamone insieme al presidente del CONI, Cardamone che è stato il pluricampione della box, quindi lo salutiamo, grazie per la vostra presenza. Poi naturalmente ci rivedremo alle premiazioni finali, anche per un saluto. Come dicevo prima, questa gara ha una grandissima potenzialità, quindi nelle prossime edizioni riusciremo a portare qui tantissimi atleti. Purtroppo il presidente della Napoli Nord, Antonio Esposito, ha avuto qualche problemino tecnico, quindi non è proprio partito. Forza Ciro, Ciro della Sala, ricordo che siamo sempre in diretta su Cosmoradio Taurasi. Forza ragazzi, Salvatore Lizza al passaggio, una media di 3:50 insieme a Domenico Modio della podistica Marcianese. Forza ragazzi, Dino Bosco con Juan Carlos Vietri al passaggio, mentre della podistica Valle Caudina Giacomo Perone. E ragazzi, ancora Marcianese con Angelo Letizia. Allora ragazzi, come dicevo prima, al passaggio 215 atleti. Forza Marco Ferriero con lo sponsor del Ficio Riccio. Marco Ferriero che il presidente del team di Valle Ufita con Andrea Ferriero, Raffaele Nannino con Angelo Carpenito, Montemiliano di Branes, Raffaele Colampelo. Via ragazzi, Vito Genoa insieme all'atleta casertano al passaggio, Pellegrino D'Angelo. Con la precisione atleta di Mattaloni. Via ragazzi, primo passaggio per voi, podistica Casoria presente, tantissime società anche di fuori regione.
Quindi ringraziamo tutti gli atleti intervenuti in questa prima edizione. Passaggio per Tommaso Scialla con Giuseppe Di Lorenzo, Michele Ferraro, 4.06 al chilometro, quando siamo a 20.51. Forza Gianluigi Tarantino, forza Fagiano, via, vai Giovanni, Scialla Altamura con Giovanni Paletti, Luigi Catalano, è stato protagonista al trial di Rocca Raivola insieme a Francesco Fiscariello, via Anna, ragazzi, Ettore Beatrice con Anna Davino, via alle ragazze, quindi testa della gara femminile con Anna Davino dell'Amatore Podismo Benevento, mentre dell'International Security Service Antonio Bruno D'Antonio al rientro alle gare, mentre Raffaele Cesa al primo passaggio, primo giro grande con Alessandro Palazzi. E ragazzi, ultimo giro per voi. Forza Fabrizio. Abbiamo anche gli amici di Valle di Maddaloni.